dessert, tiramisù con scaglie di cioccolato. Questo l'ho preparato il giorno prima. E poi vi faremo il mukbang a merenda. C'è un caos da mettere a posto. Ciao ragazzi, Ciao ragazzi! allora, questo è l'orario della merenda, sono le 5 di pomeriggio e oggi una merenda Boh, sostanziosa. Eccola molto. qua. Vabbè, abbiamo già tagliato Sì, la ci prima siamo già parte. dati da fare. Tu, Io. non parlare più, io ho tagliato solo la mia porzione, adesso taglio la tua. E poi lo posizioniamo qua. Sì, Ecco. al centro. Non troppo grande. Come? Così? No, fai un po' più piccolo. Così? Un fare il modesto. Non Allora, mi viene a piacere. fare il Ma io lo faccio modesto. vedere a loro, vediamo che dico. Allora, mettiamolo qui. Però non si vede, amore. No, che cosa che fa? Non si vede. Ragazzi, è un pezzo grande. Sì, vabbè, io dico per essere il tuo pezzo. Lo so, ma no. Ecco. Sto Anche pure a il mio è dieta. enorme, ma io non lo mangerò minimamente tutto, assolutamente. L'ho fatto perché sennò che cavolo Ci stanno anche le scaglie di sta cioccolato. male. Sì, Non so se sopra. si vedono. Sì, sopra ho messo le scaglie di cioccolato. Certe volte ce le metto, certe volte no. Dipende come mi viene. Mangiamo. Andiamo, dai. Allora io faccio così. Così divido. Ecco. Ti mangi quel buco? Sì. Stamattina abbiamo pure mangiato il sugo. Basta. Buono. Mamma mia, Io amore. per chi lo vuole sapere, faccio il tiramisù, vabbè, con la crema al mascarpone, quella classica. Uso 5 uova, quindi 5 tuorli, 5 albumi. Monto le uova con 100 grammi di zucchero e poi con mezzo chilo di mascarpone. E aggiungo gli albumi montati. Questa è la mia crema al mascarpone. Vabbè, uso i savoiardi perché non mi piace usare i pavesini. E anche se sì, sono buoni, però savoiardo per il tiramisù e savoiardo. E vabbè, cacao amaro. E quando ve l'ho detto, quando ce l'ho, metto anche il cioccolato sopra. Oppure le scagliette di cioccolato fondente. Diciamo che è da un po' che avevamo voglia di Sì. tiramisù. Erano mesi che non lo facevo, mesi. Perché insomma, essendo a dieta, non è che... A pomeriggio ci sta un bel dolce, tipo Sì, come questo. raramente. Noi di solito a merenda beviamo solamente il succo Sì, di il frutta e succo. basta. Oggi... Però, amore, qual è il tuo preferito tiramisù? Alle Dimmi. fragole. Sì. Io faccio il tiramisù alle fragole, che boh, è qualcosa di spettacolare. Quando lo fai? Dobbiamo prima smaltire questo. Ah, sì. Poi facciamo il nuovo round, anche se prima verrà San Valentino e ho già deciso di fare una torta per San Valentino, dato che i ristoranti sono chiusi da noi, quindi non possiamo andare da nessuna parte, anche se capitando di domenica, quindi centri commerciali chiusi, tutto Tutto chiuso. proprio. Quindi stando a casa ci consoliamo con una torta di San Valentino, farò una torta al cioccolato. Che ho preso dal sito di Misia, che
che è una ragazza napoletana che fa delle ricette pazzesche, io ve lo consiglio. È il sito dove io ho appreso tante nuove ricette e che non delude mai. E quindi farò questa sua torta al cioccolato per San Valentino. È già finito tu. Vuoto. Voi che cosa fate di solito la domenica pomeriggio? Fateci sapere, commentate. Sì, se magari fate anche voi merenda. No, per farvi i fatti vostri. Così per parlare. Noi invece facciamo merenda di solito. Poi iniziamo a vederci qualcosa. Vabbè, prima guardavamo su Netflix, adesso Netflix l'abbiamo un po' abbandonato. Infatti, è pur strano le cose belle. Eh sì, vabbè, però noi abbiamo visto Cobra Kai. Voi avete visto Cobra Kai, nuovi episodi? Pure Narcos. Noi li abbiamo visti, nuovi episodi di Cobra Kai, che purtroppo sono finiti in fretta, purtroppo. E quindi adesso l'abbiamo un po' accantonato. Suburra. Tutte belle, belle episodi. Sì, sì, sì. Adesso stiamo guardando Amazon Prime Video. A tutte le serie TV vecchie, tra cui quelle mie preferite. Feliz di Ivan Bruce, Astrid. Vabbè, Buffy, la mia, ma non ce la vogliamo più. Allora, se avete più o meno la mia età, sì, 28 anni, 29, sicuramente l'hanno vissuta. Sì. Ecco, se siete più piccoline no, se siete più grandi può darsi che non mi importava niente, però a me piacevano tantissimo Streghe in una maniera proprio indescrivibile. Infatti ancora adesso, quasi 30 anni, io mi vedo ancora Streghe. Ho contagiato anche lui. Io non... Mi sono appassionata anche io. Sì, perché è fantascienza, no? Però è fatto molto bene. Trucchi americani, insomma. No, ma a parte quello, anche le storie sono coinvolgenti. Cioè, diciamo, da un lato perché fantascienza è più da ragazzini, ma le storie, il resto, il contorno, non è da ragazzini. Quindi io, anche a questa età, a me piace vederli. Vabbè, Lisa di Livombrosa, poi vabbè. Non ne parliamo, solo che a lui, boh, non l'ho ancora convinta per dire Lisa di Livombrosa, insomma, vabbè. E vabbè, una storia d'amore, i maschi si sa come sono, non è che si appassionano a una storia d'amore. Anche se Michele mi sta dando soddisfazioni. Sì, perché capita che quando non ci sta, noi ce lo vediamo Elisa e lui sta tranquillo, se lo vede con me. Quindi meno male, almeno c'è Michele che mi aiuta. E niente, quindi noi siamo destinati a vedere quello tra poco, ecco. Sì, infatti. E sono 8 stagioni. Ma. Noi abbiamo iniziato dalla terza. Fino perché, alla fine? Sì, perché io l'ho visto miliardi di volte, no? Allora ho voluto iniziare dalla terza stagione, perché per me è la stagione più bella insieme alla quarta, no? Quindi poi l'abbiamo visto fino all'ottava, adesso siamo tornati indietro alla prima stagione perché non l'aveva visto. Quindi gli mancavano dei pezzi dell'inizio, molto, no? Ecco. Cioè allora, l'inizio è la cosa più importante. Allora... Allora ci stiamo vedendo gli episodi della prima stagione. Boh, io non mi annoio mai, quindi vabbè. Beh, ecco, allora lui ci sta richiamando all'ordine. Devo andare a preparare da mangiare a Michele. No, che devo andare a preparare da mangiare presto, Angusto. Alle 7, ma. Sì, alle 7, ma no. Niente. Vabbè, sto fuori di testa. Vi salutiamo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.